Ciao a tutti! Oggi vi vorrei parlare del coma vegetativo. Questo tutorial difatti è pensato per tutti coloro che mi chiedono il motivo per la quale le proprie piante ad un certo punto non fioriscono più o non producono più fogliame, assumendo un aspetto molto malaticcio. Tutte le piante attraversano nel loro ciclo vitale una fase vegetativa, cioè quella attiva in cui fioriscono, fruttificano ed emettono nuovi getti foliari, ed una poi di dormienza, generalmente durante un periodo climatico avverso, e questa sorta di letargo serve alla pianta proprio per difendersi dalle avversità e ricaricarsi per la nuova stagione vegetativa. Ecco, vi faccio vedere. Qui ad esempio abbiamo una Dipladenia. Questa è una pianta dalla fioritura estiva che fa dei fiori fucsia molto vistosi a forma di campanella, che adesso che è inverno appare scarna e malaticcia. Oppure qui c'è un plumbago auricolata che produce dei fiori in estate a forma di grappoli azzurri, se vedete, è allo stesso stato della Dipladenia. Oppure ancora qui abbiamo una bougainvillea californiana, che sta nelle stesse condizioni. Esemplifico tutto questo perché sento spesso passare delle informazioni molto sbagliate. Quando la pianta si presenta in questo stato, in genere c'è chi dice di annaffiarla abbondantemente, chi al contrario dice di sospendere le annaffiature, chi dice di concimarla addirittura. Ma forzare una pianta a fiorire fuori stagione è molto controproducente e dannoso, perché la sprona ad esaurire rapidamente tutte le sue energie, proprio perché contro il suo naturale andamento, e quindi questo poi porterà la pianta stessa inesorabilmente ad annichilire. Quindi bisogna sempre rispettare il disegno di madre natura e non sforzare troppo, soprattutto le perenni come queste che vi ho fatto vedere, ma lasciare loro la possibilità di riposo per potersi poi ricaricare e regalare un fogliame pieno e delle abbondanti fioriture la prossima stagione vegetativa. Spero il video vi sia stato utile, un abbraccio!